Buonasera a tutte e tutti. Iniziamo l'incontro di questa sera dedicato alla questione del cosiddetto DASP urbano. A promuovere questa iniziativa è Diritti in Comune, la coalizione della sinistra a Pisa, e abbiamo scelto di affrontare questo tema perché è uno dei tanti temi su cui si misura la qualità della nostra proposta politica e la nostra assoluta alternatività a chi governa attualmente la città di Pisa. È notizia di qualche ora fa, notizia che ci viene dalla commissione consiliare che se ne occupa, che le modifiche al regolamento di polizia urbana che recepiscono le norme contenute nel decreto poi legge Minniti Orlando dedicate al DASP urbano sono state approvate in via naturalmente provvisoria, per quanto attiene alla commissione consiliare, dalla maggioranza, cioè dal Partito Democratico e da MDP. Su questo, diciamo, al di là di alcuni distinguo che poi magari emergeranno nel dibattito, la maggioranza è compatta nel portare avanti questo provvedimento. Sappiamo dal dibattito pubblico di queste settimane che è un provvedimento sostenuto di fatto anche dall'insieme di tutti gli altri partiti, tranne noi, per cui realmente questo momento di discussione di questa sera è importante, ci sembra, per chiarire le tante ragioni della nostra contrarietà a questo provvedimento, sotto vari profili più tecnici, diciamo, relativi alla costituzionalità o alla natura giuridica del provvedimento. Proveremo a elaborare insieme ai nostri ospiti, ai nostri relatori, anche un po' la filosofia che ci sta dietro, cioè l'idea di città e di convivenza che ci sta dietro, o di non convivenza che ci sta dietro, e proveremo anche a fare una prima valutazione di quella che può essere l'applicazione di questo provvedimento. Dal nostro punto di vista, emergerà immagino anche dal dibattito e dagli interventi, è un provvedimento demagogico che cavalca il sentimento di insicurezza, tra molte virgolette, che quando c'è ha ben altre cause, che di fatto vuole punire e perseguire i poveri e i marginali invece che provare a risolvere i problemi di marginalità e di mancanza di vivibilità che ci possono essere in alcune zone della città. È un provvedimento che, per come è congegnato, non fa altro che spostare, tra l'altro, i soggetti problematici da una parte della città, il centro, ad altre. Per cui, da questo punto di vista, il dibattito è veramente molto ricco. Per noi è appunto discriminante perché maggioranza e le altre destre sono compatte nel sostenere in varie forme questo tipo di provvedimento. Gli altri soggetti di destra in più naturalmente vorrebbero estenderlo a tutta la città, vorrebbero farne, come dire, proprio la cifra di un governo oppressivo di tutto il territorio. La maggioranza si limita a un valore significativo ad alcune zone della città. Noi siamo arrivati alla discussione in commissione presentando insieme con Simonetta, con Stefano e con Marco tre richieste di audizione di, come dire, noti sovversivi: un rappresentante dell'associazione Antigone, un rappresentante dell'ASGI e poi la disponibilità di Tiziano rispetto al percorso che sta facendo all'università. Cioè, la risposta che noi abbiamo avuto in maniera trasversale da parte della maggioranza è stata no. Non vado ad ascoltare. Cioè, Antigone, che l'altro giorno era in Svizzera, no? A essere ascoltata in tutta Europa rispetto alle proposte del comune di Pisa è già da spada. Cioè, noi stiamo parlando di questo, cioè l'ASGI non viene riconosciuto al comune di Pisa come interlocutore. Immagine se questi sono disponibili oggi. Scusa, l'ASGI a Pisa collabora con Sant'Anno. No, ma noi avevamo fatto. Per capirci, avevamo fatto non delle richieste di buonsenso, proprio il minimo sindacale, pensando di raccogliere, come dire, personalità che vanno in Parlamento, vengono ascoltate dalle commissioni parlamentari, vengono udite dappertutto. Il comune di Pisa credo sia l'unico in Italia che non accetta l'audizione di Antigone. Cioè, questo è però, come dire, lo stato dell'arte rispetto all'interlocuzione col territorio. Noi non siamo riusciti, per farvi capire, a ottenere neanche quelle tre audizioni. Cioè, questo per noi è stato, come dire,
un punto di non ritorno, perché dice almeno iniziamo ad aprire, sentiamo qualche voce critica, si cerca di capire come si può applicare il programma, il minimo sindacale. Quel piano che tu dici purtroppo non ha terreno di cittadinanza, cioè non c'è nessuna voglia né di discussione né di mediazione, dobbiamo trovare quindi delle altre forme in cui quella richiesta possa riuscire a marciare. Io qui arrivo, come dire, a delle domande che volevo fare. Allora, uno, se è pensabile secondo voi ricorrere contro la delibera che il Consiglio Comunale realisticamente giovedì prenderà, perché io credo che giovedì questa delibera, visto il voto che c'è stato in commissione, verrà assunta. Due, sia diciamo sui motivi costituzionali che venivano spiegati, ma anche sul fatto che rispetto a quello che diceva sia Andrea sia Tiziano, non c'è ad oggi nessun elemento, nessuna nota applicativa. Cioè la polizia municipale, poi con gli altri che interverranno, non hanno idea di come si possa applicare, intanto se lo possono applicare loro materialmente, ma anche su come si possa applicare. Cioè questo è un altro degli elementi fondamentali. E l'altra cosa che volevo chiedere, quindi diciamo capire se noi si può ricorrere già direttamente contro la delibera, a parte poi quindi, un servizio di tutela che andrà fatto nei confronti di coloro che andranno colpiti dal DASPO, perché io credo che noi collettivamente ci dobbiamo fare carico di questa cosa. Cioè non è, può essere il problema del singolo venditore ambulante, del singolo, della singola persona che viene presa, ma dovremmo trovare una forma collettiva, no? Di difesa in cui mobilitare le forze disponibili del mondo degli avvocati, anche l'associazionismo e quant'altro, perché questo è l'altro elemento di fondo. Cioè trovare delle forme di autotutela collettiva in cui quei meccanismi e quelle garanzie che voi dicevate non esistere, dobbiamo provarle a rimettere in qualche maniera, quindi su questo anche un elemento di disponibilità. Oppure se dobbiamo aspettare i primi DASPO per poter fare materialmente i ricorsi, perché questo diventa secondo me un tema di campagna, anche perché noi siamo il primo capoluogo in Toscana, che applica una cosa del genere. Il Filippeschi è riuscito ad avere anche questo primato. Modena, Pordenone, Trento, Siracusa, io ho visto che stanno, ma l'unico, diciamo, il comune in Toscana l'ha applicato è Chiesino Unzanese, noto città pericolosa, quindi questo qui è l'unico comune che l'ha applicato. No, sono preoccupata del possibile utilizzo anche della violenza per l'applicazione di questi DASPO, quindi mi piacerebbe fare una riflessione, siccome mi è capitato in passato di vedere con i miei occhi poliziotti della municipale che rincorrevano i Rom lungo le sponde del fiume, quindi vorrei capire se ci può essere anche, se possiamo evidenziare i rischi collegati all'applicazione del DASPO anche per la possibile sdoganamento di forme di violenza verso soggetti fragili. Poi l'altra cosa del decreto, mi ha fatto venire in mente Sergio, questo problema dei comitati per l'ordine e la sicurezza ai quali partecipa il sindaco, per cui tutte le azioni messe in atto anche dalla questura non sono indipendenti da un indirizzo politico. Quindi secondo me dovremmo anche aprire una riflessione su questo ruolo del sindaco in quanto espressione del governo che fa politiche sulla sicurezza, che sono politiche che hanno un impatto notevole sull'amministrazione della città e che sono completamente avulse da qualsiasi controllo democratico, perché ad esempio il patto per la sicurezza, quello formulato sulla base del patto dell'ANCI, non è mai stato oggetto di discussione in Consiglio Comunale, perché in Consiglio Comunale arrivano gli ordini del giorno beceri della destra che bisogna parlare di sicurezza, ma del patto sottoscritto da prefettura, comune, non è mai stato possibile parlare. Questo secondo me è un altro elemento importante, cioè il sindaco non può in qualche modo sottrarsi. E chiaramente non è un discorso che si può fare solo a livello locale, ma è un problema di norme in campo e anche di indirizzi, di linee di indirizzo dell'ANCI, cioè questa modalità di concepire la sicurezza come una competenza del sindaco che sfugge al controllo democratico, secondo me è un problema che poi noi vediamo anche nell'applicazione di questi decreti.